Cosa fai qua? Guardo per il prerepe. Cos'hai in testa? Certo. Me lo metto anche. È un freddo della Madonna. Aspetta. Ecco. Ascolta, c'è da fare l'albero. Allora, vedi lì, c'è tutta roba. Natale. E fai il presepe tu? Sì. Va bene. Ascolta, io non mi fido. Io chiamo Lollo, così si arrampica. Va bene. Si arrampica lui. Lollo! Dai, vieni a dare una mano. Ci sono anche le statuine, tutto quanto. Tutto, qua. C'è tutto. Ci mancava il bue, ma l'hanno trovato. Da quando l'abbiamo messo via. Dov'è? Lollo! Dai, socce, ragazzi. Dacci una mano. Fa freddo. Dai, che non è niente. Un po' esagerato, dai. È il freddo. Freddo. Figure due grosse. Aiutaci a prendere giù quelle cose. Gli occhiali, toglili, se no non vedi. No, ci vedo bene. Dai, veloce. Allora. Cosa ti serve? Albero di Natale presepe. E presepe. Allora, aspetta, ma eh. Allora. Quella lì guardiamo cosa c'è dentro, c'è perché lucianini, c'è tutto. I lucianini. Qui le luci. Le luci. Altre lucine. È una roba. Questa qui è le luci a pioggia. A pioggia. Questo alberello l'aveva Anita Garibaldi quando nelle valli di Comacchi è scappata con Garibaldi. Lui gli ha regalato questo alberello. Sicuro? Questo qua. Ecco, l'alberello. Poi ci abbiamo. Natale. Le paline qua. Le paline. Qua le paline, sicuro. Ultimo le paline qua. Sicuro, paline. Qui i nastrini e altre paline. Che lo mettiamo qua. Qua c'è il puffo dell'albero. Non è niente, va. Cos'è caduto? Si è fermato. Questo è il puffo dell'albero. C'è tanta roba. Cos'è, guarda, il puffo dell'albero? Beh, è possibile avere tutta sta roba per fare, sai, un albero? Per non avere dello scopo. Per fare un albero di Natale? Per non avere. Non ci interessa quella roba lì. Guarda cosa c'è in quello scatolone là. Là c'è la baita. E fai vedere il presepe. Perché non ci sia dello scompiglio in un garage, bisogna cambiare casa ogni 3 anni. Ogni 3 anni. E in un posto sempre più piccolo. Allora vedrai che non hai della roba. Te lontano, che pesa 7 kg solo la baita. Mi ha fatto il disegno l'architetto. È nato in una grotta, in una stalla, hai capito? Beh, quella lì era la stalla. Sì, la stalla. Vede, vogliamo vedere, mettilo qua sopra. Vediamo cosa c'è qua. Cioè, veniva da St. Moritz, veniva lui. Ho già visto i tetti della baita. Adesso vi faccio vedere, c'è il presepe, Gesù bambino in una stalla. In una grotta, no? Vi faccio vedere la stalla che ha fatto mio padre. Qua fuori, metti questo lì, metti lì. Queste sono le montagne. Ah, la staccionata. Questa è la staccionata della... Eccola. Ecco. Questo cos'è? È la calza della Befana. La calza della Befana. Ah, è vero, ecco, vedi, il cielo stellato, altro cielo le stellato, montagne, ma sì, le montagne. Tira dai, su. Buono, perché, aspetta, dammi, vedi, c'è questo anche... Questo qui è il posto, il posto. Le montagne qua. E adesso la umile capanna dove è nato Gesù bambino. Hai capito? È uno chalet anche col lucernaio. Al superato. La casa sull'albero. Chalet dove è nato Gesù bambino. Va bene, allora io direi ecco posto, di portare su la e fontana, cominciare a fare. Siamo di nuovo qui, mio padre, mia madre e mio nipote. Allora, partiamo con un piatto. Noi non seguiamo una logica di preparazione, ma cominciamo a fare i piatti un po' più complicati per questa cena delle feste. Allora, come primo piatto, come piatto insomma, principale, facciamo questi ravioli con una farcia di branzino che andremo a condirli poi con una bisque di scampi. È una ricetta che ha proposto qui il Giovincello, che insomma, noi siamo più...
terra a terra, hai capito? Siamo, sai cos'è la bisque, mamma, no? Sì. Abbiamo anche, no, perché abbiamo, sta guardando, sono i cani che stanno girando qui sotto. Allora, io direi, cominciamo questa ricetta. Allora, per i ravioli, 200 grammi di farina e 2 uova. Ah, volevo farvi notare che c'è un'aggiunta in cucina, c'è questa meravigliosa pendola, quindi se sentite un suono strano, non preoccupatevi, perché è questa pendola che abbiamo in qualche modo preso da qualche parte e messa qui in cucina. Perfetto. 200 grammi di farina, 2 uovette, ecco. Questa la possiamo togliere. Adesso ci sono anche i miei genitori, ma adesso Lorenzo fa l'impasto e poi loro due andranno di là a tirare la sfoglia. Noi ci occuperemo della farcia dei ravioli. Ti sei tagliato? Ok, quanto? Faccio il raffinato. Perché? Cosa fai? Cioè, spreca un guanto di plastica che va a inquinare, quando potresti semplicemente lavarti le manine. No, non li fai con la macchinina. In questa puntata faremo un po' di ricette, perché voglio dire, noi per le feste insomma non ci facciamo mancare niente, quindi sarà una puntata piena di cose interessanti da guardare e soprattutto da mangiare. Impastato? E te com'è? Ne era molto, mettiti un po' di farina. Non ho ancora finito. Lascialo, lo fai finire. Ecco. Questo via. Via. Abbiamo sopra, chiaramente noi abbiamo tutto pulito, non è che... Mettici riposa, vado a preparare di là. Sì. Andate a preparare la macchinetta. Bene. Così. Andiamo di qua. Mentre si riposa. Vanno a lavorare in miniera, hai capito? Questa la mettiamo qui. Se la tiri un pochino. Qui abbiamo, allora, gli ingredienti per fare questa farcia. Sono il branzino, la panna, il pan grattato, le erbe aromatiche e le patate, che noi siamo già andati a sbollentare un pochino. E sono ancora... No! Sono lesse? Sì, secondo me sì. Allora possiamo spegnere questo qua? Sì, sì, Questo lo spegniamo, lì c'è l'acqua che bolle. La porto di là ai nonni. Se no faccio venire il nonno a recuperarla. A recuperarla. Mettiamo qua, diamo un po' di farina. Babbo! Sono qua! Vieni a prendere... Arrivo! Ecco, così cominciate a tirarla per fare... Va bene. Va bene. Tre bien, hai capito? Va bene, adesso ci occupiamo della farcia. Allora, dimmi cosa ti serve, cosa ti vuole. Arancione, che bello, mi piace. Comincio a fare la bisque. Sì. Allora, ci mettiamo un po' di olietto di oliva. Poca roba. Olietto d'oliva. Carote, cipolle tagliate a pezzettori, tanto non ci serve niente. Allora, adesso... prepariamo per fare la bisque si chiama, ma è quell'orologio lì che mi porta fuori strada. Allora, la cipolla la tagliamo pezzettoni normali, mettiamo dentro, le spegliamo un pochino. È un piatto che sembra complicato, ma non lo è assolutamente. Bisogna seguire solamente dei passaggi. Questo adesso le vado a lavare. Andiamo qui. Mettiamo dentro. Siedono, accendiamo il fuoco. Questo chi l'ha comprato? Chi vuoi che l'abbia comprato? Prende delle robe mio padre, cioè suo nonno, che compra in quei negozi dove con un euro ti danno tutto. Durano il tempo che durano. Sicuramente mio padre e mia madre di là stanno lottando con la macchina per tirare sfoglia. Non si sente niente, vuol dire o è successo un dramma o sta andando tutto bene, lo scopriremo dopo. Qui ci siamo.
mettiamo dentro, non tutte, Lollo? No, tutte no. No, va bene così. Ecco. E poi tutto il sapore degli scampi è dentro la testa. Dimmi. Pensa che l'abbia chiamato? Dimmi. Avevi chiamato? Ecco. Non l'avevo chiamato, però va bene. Se vieni, guarda pure come stiamo andando. Ah, però. Vedi le teste. Cosa fai? Un po' un sugo? Si chiama bisque, le facciamo, insomma, cerchiamo di tirarle fuori tutto il sapore. Buono. Che hanno. Bene. Facciamo questa salsa che poi condiremo i ravioli. Buono. Bene, questo va, l'olino. Toglie la pelle. Vado a scolare le patate mantenendo l'acqua. Ecco. Lì le teste degli scampi devono andare bene così perché fanno un buon suono. Ecco. Diamo la sfumata. Ecco. Piaccia pure, non essere. Dopo, fallo per tu. Sì, senza fare un disastro. Scusa. Noi dobbiamo, io la sfoglia l'ho già messa a posto là. Possiamo aspettare perché finché non c'è il gas, dopo si secca la sfoglia. Sì, sì, aspettiamo. Quando abbiamo fatto la farcia, tutto a posto, allora facciamo. Allora voi quando siete pronti, e riempiamo. Date via. Va bene. Cos'è un brusc? Come si chiama brusc? Chetta. Come si chiama? Brusc. Bisque. Bisque. No, senza la non è una bisca clandestina. No, bisca. Bisca. Con la C finale. Bisca. Bisca. Ma chiede alla mamma se conosce cos'è la bisca. 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 Sembra che tu lavori in miniera, Lorenzo. Sporchi tutto, arrivano schizzi. Un po' di allegria, su. È fuori. Com'è? A posto? È rosolato bene? Ci siamo. Siamo. Adesso lui non vede il momento di fare questo giochino qui, perché vuole fare la flambata. Sta attento che se brucia qui il nonno ti flamba poi la barba, te la taglia con non con rasoio, ma con quella robina lì. Mi ha già minacciato. Vieni pure a vedere, babbo. Ce l'hai il sciacquapò? Sciacquapò. Grazie. Adesso lo mettiamo lì. Attento che adesso fa la flambata. Non si vede. No, non va neanche. Non va. Perché non va? No. Non va. Non c'è. Dammi qua. Non va. Hai un accendino tu che fumi? No. Che fumi, lo so che fumi. Ma... va a prendere. È tutto. È andato a prendere l'accendino, vediamo. Ecco, volevamo fare una flambata, ma non si fa. Quindi da oggi la nuova terminologia che hai fatto. Voglio vedere. È inutile, abbiamo perso il tempo dell'alcol, adesso è già dealcolizzato, quindi non fa più la flambata. Ci abbiamo provato, ma è stato una tristezza. Metti un altro po'. Ma non ci metti un altro po' per fare la fiammata, dai. La fiammata la fanno quelli che hanno tutte le stelle. Noi abbiamo provato di fare la flambata e non è arrivata la flambata, però adesso che tristezza. Si è già dealcolizzato. Dio mio. Socia, abbiamo una sportina di ghiaccio. Ah, bene, hai i ghiaccioli. A casa sentono boom, boom in televisione. Perché abbiamo un crapano. Bravo. Grazie. Tenga, bene. Ingegnere. Porti pure in dispensa. Il frigo? Sì. Tagliamo e buttiamo sopra il ghiaccio. Sacchetto nel Dai sacchetto. Le palle così. Oh. Sacchetto nel sacchetto del sacchetto. Perfetto. Oh. E qui
Il sacchetto, il ghiaccio è arrivato dal Volga. L'hai preso dal Volga, questo, la Russia arriva. Cosa fai? Che cosa vuoi fare? No, per piacere. No, non fare danni. Non fare danni. Tanto si scioglie. Col batticane voleva spaccare il ghiaccio. L'ansia. Ormai, oh. No, l'ansia. Adesso deve andare. Abbassiamo e lasciamo andare. E noi facciamo la fa... Ciao. Bene, allora. Mettilo sopra. Perfetto. Pianino. E questo va. Come sei messo con la sfoglia di là? L'ho messo che io basta il via. Ecco. Cioè ci mancava anche questa. Allora, noi facciamo la faccia. Tu tanto va. No, puoi mamma stare qui anche a vedere. Tristezza. Allora, adesso sbolentiamo i filetti di branzino che ha sfilettato Lollo. Le andiamo a... Ecco, quell'altro rumore che sentite è il telefonino di mia madre che gli hanno programmato perché deve prendere le medicine. Allora suona, solo che mia madre non lo sente suonare, quindi perennemente in casa nostra c'è il suo suono che lampeggia e dice medicine. Il telefono. Hai capito com'è poi la situazione? Quindi io do un'occhiata qui. 2 minuti. Profumo fantastico. Non avevi mai fatto un lavoro così te? No, mai fatto. Ecco. Il ghiaccio facevo le granatine. Allora, perché c'è quel guantino? Ma quelli che cucino col guantino mi sa di poco pulito. Ascolta. Adesso me lo tolgo, dammi un attimo. Quello lì è quello per i passatelli, mica schiaccio patate. È uguale. No? È uguale. No, questo non me lo dovevi dire. No, ti frusto con il sedano. No, caro. No. Le patate hai sguizzato fuori, ma siamo sotto le feste. Sotto le feste sei. È l'euforia delle feste. Allora, passatelli è più grosso, patate è più. Ma ormai abbiamo però, questo, babbo vuole fare. Ti fa vedere. Ecco, vedi, quello è per le patate. Ma per quello che devo fare è indifferente. Io ho voluto dimostrare che ne abbiamo due. Capito? Abbiamo due schiacciapatate, uno per i passatelli e uno per le patate. Adesso che lo sai, sei tranquillo tu. Guarda, contentissimo. Io controllo qui, Io direi che... Fa vedere, tira su. Ci siamo. Allora, qui è già cotto, spengo il fuoco sotto al branzino. Coltello per la sfoglia. Sì. La tiri, poi dopo la riempiamo qua, quindi... Ma buono. Ecco. Ciao. Ecco. Molto serba dal nome. Il rumore che si sente di là nella... senti, non è l'orologio, ma è il tirapasta. È il tirapasta del nonno. Dopo bisogna coprirli con questo, se no si seccano, No. La nonna è imbalsamata vicino al termosifone. Hai freddo, vero? Perché ha freddo? Perché la teniamo sotto ghiaccio la nonna. La sblocchiamo solamente dopo. Andiamo di là a continuare a fare la farcia. Adesso ci concentriamo sulla farcia. Allora, gli hai spinate queste? Queste qua, quando le ho pulite, gli ho tirato via tutte le spine subito. Allora. Cominciamo. Manzino dentro. Intanto questo va. Il profumo è fantastico. Vai. Lo mette con le mani, perché si sente se eventualmente ci sono delle lischine, le tira via. Poi, qua ci va. Un goccino di panna. Ci mettiamo. Panna liquida da cucina, buonissima. Spezie che ci metti dentro. Timo. Allora, timo. Attenzione che il timo è forte, eh. Se ne metti molto, sa molto di timo. Io direi basta così. Un rametto, infatti. Quello cos'è? Poco. Aspetta, più che altro. Basta, fidati, basta. Tu fidati di me. Non mi fido di te. Peccato.
Basta, quella lì è molto forte. Solo un accenno adesso. Che tristezza. Un po' di pane grattugiato, ma poco. Ok. Procede bene? Facciamo un po'. Un po' di scorza di limone. Stop in the name of love. Bravo. E adesso lo andiamo a mescolare. Il sale e il pepe. Ecco, pepe e sale. Abbiamo anche le schiacciachele. Mettiamo via il pepe, babbo. Beh. Va bene? Va bene, è buono. Grazie. No. È questo che volevi sentirti dire? No, volevo sapere se era buono di sale e di pepe. È buono, molto buono. Bene, allora, la farcia è fatta. Io direi di fare così. La pasta la stanno tirando. Adesso mettiamo a posto qui. Andiamo a prendere la pasta già tirata. Facciamo i ravioli. E il piatto è pronto. Tu ti occupi del presepe? Del presepe. Noi facciamo l'albero. La mamma sta lì e dà istruzioni. Questo cos'è? Quello sotto, quello sotto? Sotto, o no? Sotto. Sotto. Questo è un albero che ha 74 anni. 74. Vuoi mai dire che sia un albero? Frilli bene. Adesso le aperto. Tu, babbo, fa il presepe. Lascia fare l'albero a noi. Posso cominciare allora? Certo che puoi cominciare. Questa torniamo via. Oh, e questa la, è la grandezza massima. La mangiatoia. Aspetta, mi sa che manca l'arginello. No, non manca niente. Quello lì. Beh. Ah, un altro ce n'è. Dove è andato? Chi cerchi? San Giuseppe. Questo è San Giuseppe. Sì. E la Madonnina? La Madonnina dovresti vederla. Eccola la Madonnina. Questa qui, lo vedi? No, voleva mettergli una lavandaia, voleva mettergli... Allora, dai, mo, apri mo le cose. Hai visto la capanna umile del Gesù bambino? Ascolta, ma hai lasciato dentro il telefono là? No, ma c'è la Madonna davanti, non si vede. Ma se suona il telefono devi disfare il presepe, lo sai? Se hanno bisogno il telefono poi un altro. Dopo Natale. Dopo quando disfiamo il presepe ci possono chiamare, va bene? Prima niente. Abbiamo risistemato, abbiamo già tagliato la pasta in cerchi che andremo a chiudere a mezzaluna. Adesso ci prepariamo a farcire i ravioli. Questa la togliamo, oppure ci serve, la mettiamo qui. Tienilo. La farcia che abbiamo fatto, vi ricordate? Perfetto. Insomma, perfettino. Vabbè, succede. Aia. Dammi. Che cosa vuoi? Questo qui porto di quelli lì. Va bene. Dai. Ok. Va bene, porto. Ok. Siamo quelli che giocano, che fanno... Eccoli. Attento, Perfetto. Brucia, eh? Viene e lancia la frecciacina, brucia.
fatto danno. Beh. Sterilizziamo. Vabbè, dai. Guarda, ma. Ecco qua. Vai. Vieni qua, mamma. Ecco. Ecco, questo è il piatto che noi facciamo per le feste. Sto andando queste, bene? Queste sono le luci. Vanno, ci vanno prima le luci? Ovvio. Cosa inviti? No, che va montato. Sì, ci vanno le luci. Ci gira tutto intorno le luci. Fa il presepe, te. Che la macchina lei a Laura la guerra bega. La mamma ha detto che quella cosa ci hai messo? Il Ferrarino, dai, nonno. Ci ha messo un Ferrari. Ma perché gli hai messo? Il Testa Rossa. Mettilo qui, qui, ecco, la macchina qui. Vabbè. La macchina lì. Tocca andare in alto. Attento che la nonna ti guarda, eh. Ecco. Le luci. Sono quelle varia color o solo bianche queste? Non lo sai. Questo qui è lo zampognaro. Mettiamo lo zampognaro. Questa qui è la donna che file. Ma oh, che spettacolo. Dio mio. Lo zampognaro. Guarda mo che robina. Da soli fai scendere giù queste qui. Ah, devono scendere così. Ah, gli agnelli. Ci sarebbero... Ah, quelli che hanno comprato la baita, gli agnelli? Sì, ci sarebbero delle altre lucine, guarda Lollo.